Buongiorno a tutti. Io oggi sono particolarmente felice perché in tutte le notti passate fuori in tour, questa è quella che ho dormito meglio per adesso. Posso soltanto migliorare la situazione. Ora mi vedete frugare dentro una busta perché c'è un'altra buona notizia da darvi, ma prima devo farvi vedere una cosa. Ecco. Questo. Direte: Jonathan, ma che cos'è questo oggetto? Rivelacelo! Scordatelo. No, è un bicchiere. Allora, un'altra delle cose belle di questo tour è che tutte le mattine Enrico ci fa il caffè espresso. Cosa da non da poco se pensiamo che il caffè qui in Norvegia fa abbastanza cacare. Enrico, perché ti sei preso questo impegno così amorevole nei nostri confronti? Caro Jonathan, perché il caffè in Norvegia fa abbastanza cacare. Cacare. Mutismo. E andale. È diventata già una moda. Tutti la sanno dire sta cosa. Buongiorno di nuovo. Allora, siamo scesi dal Trollstigen, abbiamo fatto la foto con il troll sulla moto, adesso abbiamo fatto benzina e pausa caffè. Di solito ci concediamo un caffè caldo e una brioche quando facciamo benzina. Adesso lasciamo le zone montuose di tornanti, curve, paesaggi mozzafiato per spostarci lungo la costa verso i fiordi e oggi attraverseremo la iconica Atlantic Road con il tunnel lunghissimo e insomma ne vedrete delle belle. Ragazzi, sono carichi, il sole è dalla nostra parte, non sappiamo se il clima si manterrà così per tutto il viaggio, però se vi faccio vedere adesso capite bene che anche con questi, diciamo, cieli così, finché tengono e finché non piove si sta molto bene. Ci sono tanti altri motociclisti che girano nella zona, stranieri, norvegesi, svedesi, insomma ce n'è di tutti i tipi. Questi sono norvegesi per esempio. A dopo, ciao! E qui dietro a me c'è Michela. Siamo montati su un traghetto che ci mette mezz'ora a arrivare di là. Le ho detto ai ragazzi giù accanto alle moto, gli ho detto: si va su al bar? Sì sì, non c'è nessuno. Ma non lasciavo da solo qui, avevo preso il tavolo per tutti e loro, a loro gli garba stare vicino alle moto, quindi ora li vado a cercare, li vado a scovare.
piace il caffè in Norvegia? Sì, ci dobbiamo accontentare, non è Italia. È giusto. Qui che prendono i ragazzi? Vediamo. Che prendono? Caffè. Caffè, te. Io ho preso un caffè diviso 3. Perché uno è stato anche diviso 3. Basta. Guarda, tutta la divisione dei pani e dei pesci. Poi sul traghetto potete trovare fantastici contenitori di latte, cioccolata, caffè freddo. Non c'è nessuno, ragazzi, di nuovo la Norvegia è tutta nostra. Ora mi metto qui. E se in questi giorni vi sto rispondendo alle mail, sappiate che vi rispondo da qui, così. Tac. Quindi ci sentiamo dopo. Vieni, Giuseppe, vieni. Raccontiamo un po' dove siamo brevemente. Stasera ti faccio portare una bella serata al pronto soccorso. Siamo al pronto soccorso. Perché il mio corazon ha deciso di ballare. Il mio corazon. Allora, rassicuriamo i ragazzi. È tutto sotto controllo, ma Alessandro e io siamo al pronto soccorso per sistemare un piccolo imprevisto. Niente di grave, però fa parte del gioco. Lui non sa quante volte ho portato i clienti all'ospedale, ma questa è la volta meno grave di tutte, per cui state tranquilli. E volevo far vedere a tutti che non c'è nessuno qua. E ci hanno detto giù, prima di entrare, scusate ragazzi, dovete aspettare, è pieno di gente. Che ne dici? Quanto dobbiamo aspettare? Venisse in Italia a vedere che vuol dire avere i pronto soccorsi pieni. Ecco. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo in campeggio, sono le 11 e qualcosa. 11:15. E ci stiamo facendo la scena io e Ale da soli. Finalmente. È troppo lunga da raccontare, comunque tutto bene, abbiamo risolto, abbiamo scoperto il mondo della sanità pubblica norvegese. Siamo a posto. Va bene, tutto. Funziona e finalmente possiamo ripartire. Quindi buon appetito. Sì. Ciao. Faccio vedere anche. Giriamo un po' di punto. Facciamo vedere anche il sole delle 11, è importante, guardate, in Norvegia alle 11 c'è ancora il sole, guardate, e più che si va a nord, più che questo sole continua fino a tarda notte. Questo è il campeggio, tutti i ragazzi sono là, ora non ve li faccio vedere, perché ora è il momento di mangiare, lo so che è tardi, ma oggi è andata così, e quindi... Ogni tanto capita, abbiamo Alessandro Fornone come un DJ, guardate. DJ Budano in the house!